Luci contro luci, fulmini, lampini e tuoni. Anche questo è lampini, ho detto? Ho detto lampini, ma è giusto? Lampini, tuoni, anche questo è Luna Mark, per chi ci guarda per la prima volta dice questi sono due pazzi scatenati. No, qua parliamo di marketing e anche spermiamo concetti seri in un contesto un po' più sobrio. Nevio, parliamo di webinar. Ho detto, ma scusa, webinar avremmo parlato un miliardo di volte. In realtà no, e in Luna Mark nemmeno, quindi una puntata di Luna Mark la spendiamo sul grande e direi evergreen mondo dei webinar, anche perché nel mondo delle PMI oggi i webinar si usano pochissimo. Non ho cercato e quindi non ho trovato una statistica aggiornata, ma se devo dire una percentuale, assolutamente meno del 10%. Intanto qua i fumi escono copiosi. Io direi meno del 10%, quantomeno dal panel che abbiamo noi, quindi questo numero non è una statistica reale, è la nostra stima, ma ti assicuro che penso di non sbagliare se dico ciò, perché vediamo moltissime imprese, PMI, io dico che meno del 10% utilizzano i webinar, e i webinar sono uno strumento di marketing potentissimo per le imprese del B2B. Nevio, te la palla. La prima cosa da dire è, beh, intanto chi ci guarda, ascolta, perché noi siamo... Che scriva, che commenta. Che commenta, se commenti. Se segui webinar, perché in realtà quello probabilmente la risposta è sì, perché tutti noi seguiamo webinar. No, se lo fa, cioè se lui come professionista, come azienda, tiene dei webinar ad un pubblico e qual è il vantaggio ovviamente se lo fai? La prima cosa è questa, io sono convinto che la maggioranza non, come abbiamo detto, fa i webinar. Veniamo da una puntata, se non l'hai vista valle a vedere, e così creiamo dei link, dove abbiamo parlato di metaverso, dove abbiamo sostenuto la nostra tesi che non ti anticipiamo, che così sei costretto a vedere anche la puntata precedente, e se vuoi ti vai a vedere anche le altre 49, 8 che abbiamo fatto prima, webinar fondamentali perché intanto che cos'è un webinar? Diciamolo, visto che magari uno... ci chiede, ma spiegami un attimino bene. Beh, la possibilità di fare un evento online, molto semplicemente. Le persone si collegano tramite un link, seguono te, se tu sei, diciamo, colui il quale tiene il webinar, che esprime dei concetti, parla, possono vederti in webcam oppure no, puoi mostrare delle slide, quindi a tutti gli effetti... Stai andando molto veloce, con grande ritmo. E a tutti, no, perché ci sono tante cose da vedere. E bravo, vedo bravo. Puoi fare la radio. E quindi diciamo, è un evento online, grandissimo vantaggio oggi, perché le persone effettivamente si sono abituate molto di più a seguire i webinar, molto di più di una volta, e quindi questo è un aspetto molto positivo. Oggi le persone seguono dei webinar molto più naturalmente rispetto ad una volta, quindi il primo vantaggio che hai è questo. E poi ce ne sono n altri, non so da dove partire, lo puoi sfruttare per generare dei lead, adesso non voglio andare oltre, lo puoi sfruttare per fare contenuto, insomma, creare contenuto, sei percepito come autorevole. Da dove partiamo? Perché veramente le cose da dire sono moltissime. Allora aggiungo qualcosa di mio e poi dopo ci ripassiamo a palla. Intanto è imprescindibile che il mondo dei webinar ci debba essere dentro un piano di marketing, perché è troppo intelligente come leva, come strumento per non utilizzarlo. Quindi intanto è uno strumento intelligente perché costa poco dal punto di vista, allora costa poco in teoria, poi in pratica c'è del lavoro se vuoi che riesca bene, però voglio dire non è paragonabile a certi investimenti. È un ottimo modo per creare contenuto proprietario, è un ottimo modo perché eleva, e comunicazione uno a tanti, quindi possiamo sfruttare leva, ma anche eleva, perché eleva, esatto, entrambe le cose, quindi eleva, manda in alto, ma è verbo essere, leva, quindi coinvolgimento dei manager aziendali, della proprietà, dell'imprenditore che ha poco tempo, gli facciamo fare un webinar e quel webinar resta agli atti, viene registrato, viene diffuso nel tempo, lo sbobiniamo, produce una brochure. Ovviamente il webinar lo contestualizzerei al mondo del marketing dei contenuti, cioè un'impresa, qualsiasi essa sia nel B2B, dovrebbe avere nel suo obiettivo, nel suo mindset, quello di dire io produco contenuti importanti, utili per il mio mercato, per
le buyer persona con cui parlo, per le persone con cui interagisco, e questo vi assicuro che viene fatto pochissimo. Se ne parla moltissimo, ma viene fatto pochissimo nelle PMI italiane. Quindi c'è da fare un lavoro immane, ma un altro spunto è anche quello di vai a vedere i tuoi competitori. Non credo che troverai il filotto di imprese che fanno per esempio i webinar. Puoi decidere di fare un primo anno dove fai 4 webinar, uno al trimestre. Inizia a girare la chiave dei webinar, quindi non farlo come evento one shot, una tantum, ma crea un meccanismo per cui diffondi il contenuto anche attraverso i webinar. E tu inizi dicendo quest'anno ne farò 4, uno a trimestre, i 4 diventeranno 6 e poi magari ne farai uno al mese, oppure uno al giorno come noi, non è vero, però voglio dire, noi cerchiamo di produrre un webinar al mese. E questo inserito in un contesto più ampio, inserito nelle attività che puoi fare prima e dopo, è un bel mattone nel tuo marketing, anche perché tutto il grande, mi viene in mente, cosa comunichiamo nei social, cosa diciamo, è tutto collegato. Quindi l'audience che dovrò portare ai miei webinar, la possibilità di, ripeto, utilizzare quel prodotto una volta fatto nel tempo, cioè ciò che posso fare prima e dopo il webinar è tanta roba. Quindi è veramente insensato e poco intelligente non avere il webinar nel proprio piano di marketing, anche perché tutti noi, tutti, qualsiasi sia il mestiere che tu fai, possono sfruttare, adesso stiamo parlando di B2B ovviamente, nel nostro mondo, possono utilizzare questa strategia. Tutti hanno del valore da comunicare. Naturalmente, prova a immaginare il tuo cliente che entra nella tua pagina web, vede il link ai social o al canale YouTube, oppure al blog, e poi vede un contenuto, webinar, dove ci sono 30 minuti, 45 minuti di contenuto importante sui temi che interessano i tuoi clienti, capisci che otterrai l'effetto autorevolezza, perché quel cliente, quell'interlocutore, quell'utente che vedrà il tuo mondo così strutturato dirà: questi sono degli esperti, questi parlano ad aziende come la mia, di questi mi devo fidare. Quindi un esempio di come può essere una semplice strategia di marketing che vede il webinar al centro potrebbe essere questo: ok, quest'anno inizio e decido di fare 4 webinar all'anno o 6, un mese sì e un mese no. Decidi la data del tuo webinar e inizi, ok, l'argomento deve essere un argomento interessante, non deve essere un webinar finalizzato a vendere direttamente, cioè il webinar non deve essere ti spiego il mio prodotto com'è o come non è. Il webinar deve essere un contenuto ritenuto utile. Poi alla fine adesso ti spiegheremo che puoi ovviamente ottenere anche dei benefici in termini di opportunità da questo webinar. Però intendo dire, uno si iscrive non per ascoltare tecnicamente come è fatto il tuo prodotto, ma per capire se c'è un contenuto utile che lo può aiutare, ok? Quindi decidi di fare questo webinar, hai una lista di indirizzi mail di clienti potenziali che non hanno ancora comprato da te il tuo prodotto ma potrebbero farlo, li inviti a questo webinar. In più decidi magari di fare una sponsorizzata su LinkedIn, ok? E porti altre persone che non ti conoscono a seguire quel webinar. La data del webinar, fai questi 45 minuti, 30 minuti, un'ora di webinar e inizi anche a interagire, perché le persone iniziano a chiederti delle domande, quindi smonti delle obiezioni. Le obiezioni magari di un cliente potenziale sono le stesse di un altro e quindi chiarisci una serie di dubbi. Alla fine di quel webinar tu proponi magari una consulenza, un appuntamento e ti generi degli appuntamenti. Quel webinar poi tu l'avrai registrato e lo puoi dare anche in un secondo momento a chi magari non l'ha seguito in diretta. Quel webinar che hai registrato poi lo puoi regalare domani mattina a un nuovo cliente come omaggio, l'omaggio di quel webinar. Sempre col webinar registrato poi che cosa puoi fare? Puoi sbobinarlo, come ha detto Andrea, vuol dire hai il testo, scrivi, ci fai una brochure, piuttosto che ci fai un post per il blog, piuttosto che diventa un capitolo del tuo futuro libro. E così potremmo andare all'infinito, manco una campagna sponsorizzata, una sponsorizzata. Su LinkedIn, quindi un magnete per vedi che attorno al webinar puoi costruire, cioè il webinar secondo me è lo strumento di marketing più utile, perché attorno al webinar o con il webinar, per il puoi webinar creare un sacco di azioni correlate. Con sforzo, cioè
un po' di sforzo in più, ma ottengo un vantaggio enorme. E mi viene in mente una frase che poi recentemente ho, un concetto che recentemente ho sentito e quindi l'ho proposto più volte, di Della Valle, di Toz, che diceva: noi per metà del tempo siamo un'azienda di fashion e per l'altra metà siamo una media company, cioè siamo 100% orientati alla produzione del contenuto di un certo tipo per impattare sui nostri consumatori, eccetera, eccetera. Quindi proprio divideva il tempo e il valore, gli investimenti, no? Questo è un concetto che dovremmo fare nostro, cioè non è che vale per un'azienda esclusivamente grande brand per il mondo consumer. Il fatto di dedicare non magari il 50% del tempo degli investimenti, ma una parte del nostro tempo e dei nostri investimenti, una parte del nostro marketing, qua certamente direi il centro del nostro marketing, nel creare dei contenuti importanti di vario tipo, che hanno l'obiettivo di diffondere know-how, quindi spiegare ai clienti il perché di un sacco di cose, quindi avere, qualsiasi sia il mestiere che fai, un approccio consulenziale, spiegare al mercato il perché, spiegare al mercato il come funziona, spiegare al mercato how to, come si fa, cioè diventi automaticamente un esperto riconosciuto, e questo vale veramente per qualsiasi settore, e direi nel B2B ancora di più, perché è una vendita complessa, è una vendita da argomentare, è una vendita che richiede del tempo magari, no? Più si alza il ticket medio di vendita e più sei in questa situazione. Il webinar è troppo intelligente come strumento, e oggi ovviamente contestualizzato alla data di oggi, quindi non è che parliamo, noi i webinar li facevamo anni fa, e posso dirti che oggi continuiamo a farlo in maniera uguale, poi ci sono un sacco di tool, di strumenti, puoi fare le campagne sponsorizzate con il webinar che sembra che sia in diretta, in realtà è registrato, può essere strumento di lead generation, può essere strumento per abbattere le obiezioni, insomma i contenuti poi dopo li vai ad applicare a tutti quei contesti dove li puoi far fruttare, però non dimentichiamoci di questo webinar, perché nei piani di marketing delle PMI non si vede troppo poco. Possiamo dire che non c'è, ed è una cosa intelligente anche perché parlare a una platea di 10, 20, 50, 500, dipende dal tuo contesto, di persone fisicamente è molto molto complesso, certo. Cioè spostare le persone non è semplice. In realtà fare un webinar con una platea anche importante è molto più semplice, perché alla fine uno si collega, basta che abbia la connessione di internet e si collega, se il tema è interessante è molto più facile, oltre che economico, come hai detto tu, organizzo un evento e ti può costare decine di migliaia di euro, dipende dall'evento, ok? Organizzare un webinar in realtà ti può costare quasi zero, diciamo sempre perché lo zero non esiste, però ti può costare quasi zero, ed eleva quindi la comunicazione uno a tanti con i webinar, è importantissima, e non è, attenzione a una cosa, è molto più, non è la diretta sui social, perché è, non voglio dire più importante, il termine è importante, più strutturato, perché uno si deve, cioè la diretta, tutti noi smanettati, è più impegnativo, c'è un impegno che anche uno si prende, anche per l'utente, se lo mette in agenda, sì, se lo appunta, mentre la diretta uno, no, perché a volte uno dice, ma io in realtà faccio la diretta, sì. La diretta uno passa, ti vede, guarda, dove, no, l'evento si deve prendere 30 minuti, sta lì, certo. Lo segue, cioè è un altro punto, che un altro appunto, un altro spunto, un altro tema che darei su webinar è KPI. Il webinar è uno strumento di marketing straordinario perché vive di numeri. X iscritti, Y presenti. Di solito c'è un tasso di caduta del 50%, 45-50%, quindi hai 50 iscritti, ne vengono 25. E poi puoi andare avanti queste metriche a vederle, cioè ho fatto a 100 la audience presente, a parte che hai tutti in questi strumenti, hai tutte le statistiche che ti fanno vedere i tempi di permanenza, chi ha fatto le domande, chi è stato attento, chi no, ma poi in base alla call to action che sempre ci deve essere nel webinar, quindi che cosa vuoi ottenere dai presenti? Il compilamento di un form per il download di un benefit, la richiesta di una consulenza, l'acquisto, non lo so, la richiesta di un appuntamento, quello che l'importante è che ci sia una call to action, e anche lì un rapporto di conversione, fatto 100 i miei presenti, X
1, 2, 3, 10 hanno compiuto l'azione. Puoi creare dei funnel, cioè puoi creare degli schemi molto semplici, azione, reazione, attività, conseguenze, estremamente interessanti. Poi con il tempo e l'esperienza li vai a replicare, a migliorare, a cambiare, a modificare. Sono attività estremamente remunerative per il tuo marketing. Tu Nevio prima hai detto può costare zero, certamente se come noi hai delle mailing list che fai 3 invii e hai, noi abbiamo centinaia di iscritti ai nostri webinar con 3 invii di mail, ovviamente dietro abbiamo anni di lavoro e mailing list di migliaia di utenti iscritti segmentati, per cui vogliamo fare un webinar che parla di un tema, andiamo a segmentare il target audience, è veramente quel tipo di come dire azione di marketing. Il costo è la preparazione del contenuto, ma costi di sponsorizzazione zero, perché lo facciamo attraverso le mailing list di cui siamo come dire proprietari. Ecco, quando poi dopo prendi ritmo e rendi queste attività di marketing il tuo quotidiano, diventa estremamente facile poter dire anche a costo zero. Se tu parti da 000, non hai un audience, non hai, dovrai sponsorizzare quel webinar, dovrai investire dei quattrini, però potrai fare assolutamente, come dire, un ottimo lavoro anche partendo dal punto zero. Dal punto zero ti serve un software, che ce ne sono N, quindi diciamo che da un punto di vista tecnologico, al netto della connessione, che è fondamentale, è un software. Dopo insomma puoi complicartela quanto vuoi, nel senso che puoi avere, se vuoi fare con le camere di un certo tipo, luce, adesso non andiamo sugli aspetti, puoi non farti diciamo, vedere, non farti vedere, ma diciamo che non c'è un problema che dici, sai, devo organizzare l'evento, devo trovare la location, le persone, le hostess o steward, no? Come si chiamano? Beh, intendo dire chi accoglie, uomini, donne che accolgano, cioè è molto più complicato, devo stampare del materiale, cartelline, cioè l'evento fisico lì in realtà veramente puoi farlo con poco, ed è uno strumento secondo me intelligente, perché cavalca comunque quel tipo di comunicazione che è comunque una comunicazione principalmente video, nel senso che ovviamente nel webinar parli, ma il webinar comunque, se ti fai vedere, vedono te che parli, puoi avere, anzi è consigliato avere il supporto anche di alcune slide, e quindi ovviamente la comunicazione oggi video è la comunicazione che va di più, perché alla fine basta guardare i principali social e basta vedere che cosa è diventato YouTube, il video va per la maggiore, e il webinar alla fine cavalca anche questo tipo di comunicazione, ok? Ecco, il suggerimento che mi sento di dare, al quale tu hai fatto un accenno ma mi preme sottolinearlo, è: se voglio ottenere dei risultati dai webinar, che risultati possono essere lead, autorevolezza, cioè devo fare dei webinar con una certa frequenza, ma questo vale più o meno per qualsiasi tipo di attività di marketing. Mi spiego, non posso pensare di fare domattina un webinar e di sperare chissà che cosa, cioè se io voglio che il webinar diventi un mio piccolo asset, cioè vedo che ho il mio ritmo, grazie ai webinar sono riconosciuto come un punto di riferimento, vedo che ad ogni webinar ho un certo numero di iscritti, ho dei lead, cioè una cosa fatta un attimino bene, beh, devi lavorarci un po', ok? Io dico sempre, investi un primo anno nei primi webinar, ok? Inizia a fare i primi webinar, inizia a farli vedere e vedrai che innanzitutto inizi anche a divertirti, che male non fa, perché se inizi a divertirti è tutto più semplice. Utile. Ti renderai utile, e poi vedrai che la gente ti riconoscerà, cerca di creare anche un tuo format. Quello che noi diciamo sempre è: non chiamarlo webinar, dai un nome a quel webinar, che diventi magari un appuntamento costante, che ci sia ogni venerdì ultimo del mese, cioè cerca anche di dare, di strutturare un prodotto, perché se tu riesci poi a creare quel senso anche di aspettativa, cioè l'utente vede utile quel contenuto ed è interessato, cioè non vede l'ora di vedere il contenuto, beh, tu lì inizi ad avere un qualche cosa che inizia a essere anche importante. E non è questione di grandi aziende, anzi più piccolo sei, più ti serve questa roba qua, e più vedrai e dici, caspita, però non è particolarmente difficile, vedo che questo webinar lo posso sfruttare per N altre cose, mi sa che questo mese ne faccio uno in più. Cioè, dopo il ragionamento che fai è esattamente l'opposto. Come sempre
bisogna iniziare. Per chi non inizia sembra una montagna da scalare infinita, poi quando inizi a fare i primi, come dire, i primi gradini, passi, i primi passi, vedi che non è così difficile. E cercare di lavorare comunque sia con una pianificazione, non tutto oggi per domani. Certo. Lampi, tuoni, fulmini, vuol dire che abbiamo esaurito il tempo. Buon marketing a tutti con i webinar e alla prossima puntata di Lunamark. Ciao! Ciao!